Ciao ragazze, eccomi finalmente con un nuovo video e oggi inauguro la prima puntata, diciamo così, di questa rubrica. E che in cosa consiste? Quasi più di un anno fa avevo fatto un video simile, non so se vi ricordate, da quelle che mi seguono da un bel po' di tempo. Quel video vi mostravo la nuova collezione di Collistar e l'avevamo provata in diretta per la prima volta insieme. Quindi voglio fare questa tipologia di video in cui insieme proviamo dei prodotti per la prima volta. Quindi non sono prodotti che io ho testato prima, ma sono prime impressioni che facciamo così in diretta. Se escono dei prodotti, dei nuovi prodotti, fino a quando appunto io ho il tempo di provarli e di farmi una mia opinione, magari alcuni sono in edizione limitata o altri poi non sono più reperibili, quindi diciamo che così posso già darvi una mia prima impressione. Oggi partiamo da un fondotinta, in particolare un fondotinta di Maybelline. Mi è stato inviato e mangiato gentilmente da Maybelline questo kit di questo nuovo fondotinta, dove all'interno, come vedete, sono presenti ben 5 colorazioni. Ovviamente io andrò ad applicare quella più chiara, che come ben sapete sono un piccolo fantasma, quindi così guardandola dal packaging sembra la mia colorazione, ma ovviamente dobbiamo andare a provare. È carino anche il packaging, dove ci sono queste illustrazioni molto belle che spiegano le varie qualità del fondotinta impersonificato in un personaggio. Come andrò ad applicare il fondotinta? Dividerò la faccia in due parti, quindi da una parte applicherò solo il fondotinta senza primer e senza correttore, in modo tale da vedere la copertura. Dopodiché in questa parte del viso vado ad applicare il correttore e un primer e applico il fondotinta. Così vediamo anche l'effetto con questi prodotti come base, vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere. Inizio ad applicarlo da questa parte del viso con questo pennello che è il 102, sempre di Zoeva, e andiamo un po' a vedere. Allora, il colore sembra che sia quello, quindi happy. Comunque, già così a primo impatto vedo che ha una texture molto molto leggera, quindi un effetto abbastanza naturale. Andiamo ad applicarlo anche sotto, vediamo se riesce a coprire un po' le occhiaie. Allora, mi guardo un po' più da vicino, specchiettino per favore. Minimizza i pori. No, non noto questa cosa. Questa era la pelle prima. E questo è con l'applicazione del fondotinta. Ora da questa parte vado ad applicare il primer di NYX. Scusate il mio amico, ma è venuto in mio soccorso per questo video. Vado a coprire le mie occhiaie con questa palettina. Questa è la palettina che ho sempre in studio qui quando registro, ma ne ho un'altra che utilizzo tutti i giorni e come potete vedere è praticamente distrutta. Riprendiamo il nostro fondotinta e lo vado nuovamente ad applicare su il primer. Vediamo un po' l'effetto che abbiamo. Occhiaie, tamponiamo in modo tale da non spostare il correttore. Dobbiamo vedere se l'utilizzo del primer può aiutare solo a livello di tenuta del fondotinta, ma a livello visivo è identico, non cambia niente. Come coprenza è una coprenza secondo me normale, leggera, niente di fantastico. Le occhiaie appunto non me le ha coperte, non mi aspettavo che mi coprisse le occhiaie, ma ci sono fondotinta come ad esempio uno di NYX che vedete presto che mi copre anche le occhiaie, a volte lo utilizzo anche così come correttore. E questo non l'ha fatto, è andato semplicemente a uniformare l'incarnato in modo molto naturale. L'unico dubbio che ho è, non è un dubbio, cioè è una domanda che mi pongo, ho la pelle in questa situazione quindi un pochettino, come vi dicevo, secchina e quindi mi va a evidenziare le pellicine, ma d'altronde non è un fondotinta indicato per questa tipologia di pelle perché è un fondotinta mattificante ed è specificato per normali e grasse. E appunto mi chiedo se abbia questo effetto naturale anche su questa tipologia di viso, quindi se l'avete provato fatemelo sapere perché sono curiosa. Come effetto su di me, se non avesse avuto questo problema, effettivamente è molto naturale, non si nota tantissimo, si amalgama molto bene all'incarnato. Come colorazione invece trovo che la 110, questa che ho applicato io, sia quasi perfetta per me, che sono molto molto chiara, sono un NC15 di MAC, quindi molto molto chiara, quindi se avete la carnagione come la mia è un fondotinta, è una colorazione che può andarvi bene.
Per il momento non si è ancora ossidato sul viso, io ho fatto intanto una piccola pausa che voi non avete visto con il fantastico mondo dell'editing, ma in realtà c'è stata una piccola pausa di 15-20 minuti e devo dire che non si è ancora ossidato e il colore mi sembra quasi il mio ed è una cosa molto rara e le fantasmine come me sapranno e proveranno le mie stesse sensazioni, cioè nel senso che è difficilissimo trovare fondotinta chiari che si siano perfetti per noi. Niente ragazze, io spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta, fatemi sapere in un commento qui sotto se c'è qualche prodotto in particolare nuovo che ancora non è nel commercio, perché sapete che magari ci vengono inviate in anteprima, o prodotti usciti da poco o prodotti usciti da tanto che volete vedere in azione e sapere le mie opinioni. Ovviamente nei prodotti un po' quelli usciti da poco, se sono usciti come questo da pochissimo, è difficile per me dirvi la mia review completa, farò appunto un video del genere. Ovviamente nulla vieta che lo vedete più avanti in una review più approfondita, magari un video dei preferiti, un video dei bocciati. C'è anche un'altra tipologia, un'altra rubrica in cui farò le review, quelle complete a 360 gradi, sui prodotti che ho provato per parecchi mesi. E in questa settimana ce n'è uno in arrivo. Lasciatemi un commento su questi prodotti che volete che io provi e sarò felice di provarli per voi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like qui sotto e se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale in modo tale da poter ricevere le notifiche di tutti i miei video. Se non ricevete le notifiche dei miei caricamenti, nel canale trovate una piccola campanellina. Se voi cliccate al di sopra della campanellina, nel momento in cui ci sarà un nuovo caricamento vi arriverà una notifica che vi avvisa appunto che il video è stato caricato. Ancora un bacione grandissimo e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!